Eccoci, buongiorno a tutti i partecipanti, buongiorno ai relatori. Sono Alice Confaloniere di FPA che oggi organizza questo webinar intitolato Identity Risk, l'importanza di un approccio integrato per la gestione e mitigazione dei rischi. In collaborazione con RSA, di cui saluto i rappresentanti che vedo collegati, vedete anche voi, Luciano Buongiorno, Veronese e Vanessa Fiorusso. buongiorno, buongiorno, Buongiorno. buongiorno. Allora, prima di iniziare, vi rubo 2 minuti per farvi una breve introduzione tecnica alla piattaforma. Se avete dei problemi audio, sia adesso che durante tutto l'evento, potete cliccare sul pannello comandi in alto a sinistra la voce audio e video. Potete cliccare, una volta che si apre il menu, impostazioni, altoparlante e microfono, vi si aprirà questo pop-up. All'interno di questo pop-up potete selezionare l'altoparlante corretto, effettuarne un test e alzare e abbassare il volume con la barrettina azzurra di fianco alla voce volume output. Un'impostazione fondamentale per questi webinar è la chat. Se cliccate in basso a destra sull'iconcina con la nuvoletta chat, potete aprire il pannello. All'interno del pannello chat potete scrivere a tutti gli altri partecipanti e soprattutto chiedere un aiuto e un supporto tecnico. Per il supporto tecnico è collegata Lavinia Sabatini, una mia collega di FPA, che si occuperà di rispondere a tutte le vostre domande tecniche. Mi soffermo un attimo sul tecnico, semplicemente perché vi chiedo di chiedere cose appunto prettamente tecniche in questa chat, perché invece per fare delle domande direttamente ai relatori potete attivare un altro pannello che è posto di fianco al pannello chat, cliccando i 3 puntini, vi si aprirà la voce Q&A. Se cliccate, vi si apre il pannello Q&A dove potete selezionare tutti i coordinatori per fare le domande a tutti noi tre, oppure potete decidere la persona a cui fare la domanda, quindi direttamente a me come organizzazione, a Luciano oppure a Pasquale. La fase di risposta alle vostre domande la faremo al termine delle presentazioni dei due relatori che vi vado adesso a presentare. Oggi ci saranno con noi Luciano Veronese, Advisory Sales Consultant di RSA, e Pasquale Russo, Senior System Engineer di RSA. Allora, Luciano, ti passo il comando Sì, e puoi grazie. iniziare con la tua presentazione. Ok, grazie. Arriva, eh? Eccoci, Ok. prego. Quindi, ok, vedete la presentazione? Allora, vediamo un po' di cosa. Eccoci qua. Allora, sì, buongiorno a tutti. Io sono Luciano Veronese, in RSA mi occupo della parte di prevendita dell'offerta di Governance, Risk e Compliance, RSA Archer. E appunto con me è Pasquale Russo, collega invece sempre di prevendita, che si occupa e parlerà poi della componente di Identity. Allora, lo scopo di questa presentazione è un po' di condividere con voi. Scusate, sembra. Non va il controllo, non so bene. Ok, eccoci qua. Quindi dicevo, lo scopo della presentazione è quello di condividere con voi così, alcuni concetti di base sul concetto di rischio di identità e dare una panoramica su una soluzione che abbiamo realizzato. Per poi dare qualche dettaglio su quelli che sono i due macro componenti della soluzione, quella appunto della suite GRC Archer, tutta l'offerta di gestione dell'identità RSA Secure ID, per poi passare appunto alle conclusioni. Quindi molto velocemente, scusate, c'è qualche problemino col mouse, mi sa che. Allora, ok, devo, vabbè, vedete in basso a destra probabilmente un riquadro, non riesco a eliminarlo, se lo elimino non si controlla più. Allora, dicevo, partiamo dallo scenario odierno, che è quello in cui diciamo, tutto il mondo è sostanzialmente pervaso, no, da identità digitali, sia la nostra vita come persone, ma anche come organizzazioni e anche come cose. Pensiamo solo all'IoT. Tant'è che fin dall'inizio non ci viene affibbiato un po' di informazione, del nome, cognome e dell'indirizzo, anche il codice fiscale, che poi verrà utilizzato per esempio per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Poi, naturalmente, nel corso dell'evoluzione della nostra vita o delle nostre relazioni, tutto questo diventa più complicato perché le nostre identità interagiscono con quelle di altre entità e fino ad arrivare ad un groviglio di relazioni decisamente complicato. Che
Che cosa intendiamo però per identità digitale? In generale per identità digitale si può intendere tutte le informazioni relative a una certa identità che i vari sistemi IT rappresentano per definire e individuare degli agenti esterni. Come possono essere ovviamente persone, organizzazioni, cose, sempre ricordiamo l'IoT e così via. Anche lo standard ISO 27760 no, definisce l'identità in questo modo, cioè un insieme di attributi relativi a una certa entità. Invece da un punto di vista più sicurezza IT viene spesso vista no, come quell'insieme di informazioni che permettono poi la verifica dell'identità di una persona, ma anche quella di verifica delle varie autorizzazioni dei privilegi di accesso. La cosa importante è però capire che questa identità, l'identità digitale, è di fatto un asset. Asset per asset intendo qualcosa di valore, quindi ha un enorme valore per la persona, ma anche soprattutto poi per le organizzazioni. E in quanto elemento di valore diventa ovviamente un target estremamente appetibile per alcune minacce. E qui faccio riferimento ovviamente a tutti i rischi che poi potenzialmente ne possono conseguire, ma ne parleremo fra un attimo. Invece è importante capire anche, secondo me, un altro aspetto, il fatto che queste informazioni no, di identità nascono quando si stabiliscono delle relazioni no, fra le varie entità. Il classico esempio è quello di una persona che stabilisce una relazione con un'organizzazione, un contratto può essere a tempo determinato o meno, e nel corso diciamo di questa relazione no, l'identità si sviluppa, quindi vengono assegnati tutta una serie di privilegi, di account, eccetera. Questi possono essere modificati, come per esempio la password, possono essere utilizzati appunto per accedere ai vari servizi, possono essere usate da altre entità nell'organizzazione, pensiamo all'aspetto di compliance, per poi cambiare di stato quando questa relazione termina, alcuni possono essere rimossi, altri semplicemente cambiare di stato. La cosa però importante è osservare che tutte queste informazioni sono estremamente importanti perché definiscono il contesto che permette poi di identificare le eventuali minacce e quindi di conseguenza i rischi, ma permettono anche allo stesso tempo di effettuare delle misure per dare un'idea di quella che può essere l'entità, no, la severity delle minacce stesse. E questa è una cosa importante da considerare, la vedremo poi nel seguito. Ovviamente abbiamo detto, ci sono, siccome sono degli elementi appetibili, importanti di valore, sono appetibili per delle minacce e quindi di conseguenza possono gravare no, i rischi. Il rischio ovviamente non esiste se non c'è una minaccia e tantomeno se esistono degli impatti, delle conseguenze. Per cui il modello che si può utilizzare è un po' quello classico. Quindi partendo dall'asset come identità, come elemento di valore, abbiamo delle minacce, quindi su questi posso avere degli effetti, voglio dare un esempio, che possono avere delle conseguenze, quindi degli impatti sul business. L'esempio classico può essere quello di un data breach, nel quale abbiamo una certa minaccia, in questo caso la comunità dei cybercriminal, che causa appunto un data breach attraverso un attacco. Il data breach è una perdita quindi di confidenzialità dell'informazione, e alla fine ovviamente rubano l'asset che in questo caso è rappresentato dalle credenziali di accesso e porta delle conseguenze che potrebbero essere per esempio una multa da parte del regolatore, pensiamo al caso del GDPR, molto semplice, e questo può avere altri impatti o impatti secondari come possono essere la perdita reputazionale o la perdita di market share. Quindi una definizione diciamo formale, ufficiale di rischio, avendo provato a cercare un po' in giro e non è mai stata diciamo definita, se ne possono dare varie. Io qui ne ho date tre sostanzialmente, una molto di alto livello, un po' il rischio nell'utilizzo dell'identità, è un po' autoreferenziale no, come definizione, però è molto di alto livello, può rendere l'idea. Quello che mi piace di più è l'effetto di un utilizzo diciamo non voluto, non desiderato, non atteso, no? Di identità di informazione quando si accede a servizi digitali, no? Quindi è un qualche cosa di non desiderato, degli effetti diciamo di questo utilizzo. Questo invece è un po' più di tipo security oriented, diciamo così, quindi gli effetti non desiderati sulle caratteristiche dell'informazione, confidenzialità e disponibilità che ne derivano dall'utilizzo errato, diciamo non voluto, dell'informazione di identità, ma se ne possono poi definire naturalmente altre.
Ecco, un altro aspetto molto importante a mio avviso è che quando invece ci creiamo nel contesto organizzativo dobbiamo tenere presente una situazione di questo tipo. Le organizzazioni in generale le possiamo dividere in due macro aree, no? L'area tecnologica e l'area di business. Quindi la tecnologia supporta il business e il business è supportato dalla tecnologia. Normalmente la tecnologia è quella deputata alla gestione delle identità, mentre il business le consuma. Poi naturalmente anche la tecnologia consuma identità, ma è giusto per dare un po' una panoramica, e considerare il fatto che una volta i rischi legati alla gestione dell'identità potevano essere considerati, no, come dei rischi puramente tecnologici, come i rischi cyber. Oggi, in un contesto, siamo nel mezzo di processi di digital transformation, a causa di questa estrema dipendenza del business dalla tecnologia, ormai si può dire che non esiste business senza tecnologia, possiamo dire che il rischio di identità è, in modo simile al cyber risk, anche un business risk a tutti gli effetti. Questo significa quindi che nella valutazione del rischio, in particolare nella valutazione degli impatti, dovremmo considerare anche gli elementi di business, non solo ed esclusivamente elementi tecnologici. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di mitigare i rischi, deve essere questo, e come si fa? L'approccio ovviamente è sempre il solito, quindi si prende una fase di assessment dei rischi, quindi devo identificare i rischi, devo individuare dei meccanismi per misurare l'entità di questi rischi, quindi fare quella che si chiama analisi, confrontarli con una soglia che poi ci permette di capire se dobbiamo intervenire o meno con delle azioni. Tutti questi processi si fanno normalmente in tutte le organizzazioni con strumenti, diciamo, più o meno manuali, semiautomatici e così via. Ma normalmente sono sviluppati nell'ambito di campagne o di assessment fatte ogni tanto. Non sarebbe invece interessante se questa attività di mitigazione potesse essere resa continua? E questa è quella la domanda, diciamo, che ci siamo posti quando abbiamo abbozzato, no, questa soluzione, diciamo, e nel quale l'elemento principale è costituito proprio dall'automazione. Naturalmente, se voglio automatizzare qualche cosa che in questo caso ha a che fare con il rischio, il primo aspetto fondamentale è che devo essere in grado di misurare il rischio automaticamente. Questo significa però che devo essere in grado di definire un qualche modello del rischio. Okay? Il modello normalmente prevede la scomposizione del concetto di rischio in una serie di fattori che poi io posso andare in qualche modo a misurare. E in questo contesto, se consideriamo le slide precedenti, possiamo individuare due tipologie, due gruppi di attributi. Il primo è una serie di attributi relativi all'identità, come possono essere per esempio le autenticazioni fallite in un certo periodo di tempo, piuttosto che il numero di policy violate, il numero di ruoli assegnati ad un utente, perché la complessità ovviamente è nemica ripassano con i rischi e così via. Quindi informazioni relative all'identità. E queste tipicamente arrivano da un sistema di gestione dell'identità, ma anche delle informazioni di business, perché naturalmente se devo valutare l'impatto, se io considero come asset degli asset strategici, avrò un certo impatto, se invece ho degli asset meno strategici, avrò ovviamente un impatto ben diverso. Queste informazioni normalmente sono contenute in sistemi di GRC, governance risk e compliance. Quindi posso prelevare delle informazioni da entrambi i sistemi, quindi posso quindi elaborare un rischio e questo qui secondo me sta l'aspetto interessante, poi posso effettuare un feedback sia verso il business in generale, nel senso che se sono in grado di determinare un rischio di identità, quel rischio di identità fa parte, possiamo dirlo, dei rischi di team, è anche un rischio di business, quindi fa parte dei rischi operativi, e posso essere interessato ad effettuare un roll-up di un'aggregazione verso le gerarchie dei rischi operativi. Ma allo stesso tempo, e questo è ancora più interessante, posso fare un feedback verso i sistemi di identità per modificare in tempo reale il loro comportamento ed applicare immediatamente degli adattamenti per mitigare il rischio. Quindi, in questi casi, diciamo, l'elemento chiave è l'integrazione fra i sistemi, perché sistemi di identità, sistemi di GRC sono più o meno presenti in tutte le organizzazioni, ma il problema è che questi sistemi sono organizzati a silos. E invece, per raggiungere questo obiettivo, abbiamo detto che l'integrazione è un elemento chiave, e questo è quello che è reso possibile dall'integrazione degli strumenti al protocollo di RSA, in particolare la suite di gestione di identità SecureID e la suite Archer GRC.
Vediamo quindi un esempio che un po' riprende la slide precedente. Il punto di partenza è rappresentato dalle applicazioni e dal business, no? La tecnologia e il business. Gli utenti usano le applicazioni e naturalmente mentre usano le applicazioni possono avvenire determinati eventi anche in tempo reale. E questi eventi, nel nostro caso, possono essere monitorati attraverso un'altra parte, diciamo, del nostro portafoglio, del quale non parleremo oggi, RSA Net Witness, che è lo strumento di threat detection, threat intelligence. Però questi eventi possono arrivare anche a questa piattaforma, come pure gli eventi di TAR arrivano, diciamo, sono monitorati o gestiti dalla soluzione di gestione appunto dell'identità. E già a questo livello ci può essere un dialogo, un'integrazione, per cui posso effettuare delle azioni anche a livello, diciamo, molto tecnologico. Ma soprattutto questi poi sono integrati con Archer, per cui sia NetWitness può inviare delle informazioni ad Archer, lo stesso Secure ID, ma può anche pescare delle informazioni dal business. Dal business possono essere, per esempio, la criticità di un'applicazione, perché è derivata dalla criticità dei processi sui quali è stata fatta una BIA, e tutte queste cose possono essere derivate, ma posso anche utilizzare altre informazioni di business come eventuali controlli che sono attati, lo stato dei controlli e così via. Alla fine ho tutti gli elementi che permettono di elaborare un rischio, perché in particolare la suite Archer dispone di un motore di calcolo, permette di effettuare dei calcoli che permettono quindi di modellare qualunque modello di rischio e di determinare quindi poi il feedback sia verso il business, quindi facendo un roll-up lungo le varie gerarchie di rischi, ma anche verso la suite identity attraverso appunto l'integrazione. Quindi questo è un po' il panorama ad alto livello della soluzione. Volevo dare solo qualche dettaglio molto veloce su quello sulla suite RSA Archer. Quindi la suite RSA Archer è costituita da sette diverse aree di soluzioni, come le chiamiamo, che coprono i domini GRC tipici, più classici, diciamo, di ogni organizzazione. Si va dalla gestione dei rischi di terze parti e tutti gli aspetti di compliance normativa, gestione delle policy e quant'altro, compliance in generale, gli aspetti di IT security, risk management, come gestione di incidenti, anche valutazione quantitativa di rischi cyber e così via, gestione di rischi operativi ed enterprise, internal audit e poi la continuità operativa. Public sector è un po' più, diciamo, polarizzato verso la parte del mondo federal americano, ma di fatto implementa il risk management framework, è usato anche in qualche parte, diciamo, in Europa. L'aspetto importante però è che tutte queste soluzioni insistono su una piattaforma comune che noi chiamiamo RSA Archer Platform. E questa piattaforma per noi è l'elemento distintivo principale, perché ogni soluzione offre del valore, offre implementa, diciamo, delle soluzioni per i rispettivi processi, ma è anche vero che ogni organizzazione è diversa dalle altre, per cui è normalmente necessaria una fase di allineamento di ciò che fa la soluzione con quelli che sono gli specifici requisiti di business. Per cui questo allineamento, e questo sta all'aspetto distintivo, può essere realizzato con Archer attraverso delle sole attività di configurazione. Non c'è mai scrittura di codice, nemmeno quando si tratta di integrare sistemi esterni. Per cui è un tipo di, diciamo, una caratteristica che permette di classificare questo strumento come RAD, Rapid Application Development, minimizzando quindi i rischi di progetto e velocizzando i rischi di deployment legati al deployment di queste soluzioni. Poi ci sono altri elementi, ma mi salterei per motivi di tempo. Volevo solo dare qualche elemento in più sulla parte di piattaforma, dove uno degli elementi principali è basato sull'Application Builder. L'Application Builder è lo strumento incluso, ovviamente. Ah, per inciso, la soluzione è completamente web-based, quindi anche inclusi tutti questi strumenti. L'Application Builder è quello che permette di fare la configurazione. Tutto è guidato da Wizard, ogni aspetto in Arch, da Wizard grafici, che lo rendono in realtà molto semplice da fare ed abilitano quella che noi chiamiamo point and click configuration. E l'altro aspetto è rappresentato per esempio dal reporting engine. Archer include un motore di reporting, anche questo molto semplice da usare, tant'è che anche gli utenti finali possono realizzare i loro report, sono chiamati personal report, perché è tutto guidato da Wizard. Integrazione, anche l'integrazione può essere fatta con strumenti di importazione massiva, piuttosto che creare dei flussi di dati automatici da sorgenti esterne, e tutto questo è sempre fatto senza l'ausilio di scritture di codice.
Esiste poi un altro aspetto, come per esempio il motore di calcolo, simile ad Excel. In generale tutto quello che fate oggi con Excel può essere realizzato anche con Archer, e permette di fare quindi tutta una serie di automazioni, di generazione di indicatori, di analytics e così via. Include anche un motore di workflow. Il motore di workflow è essenziale per stabilire la logica collaborativa fra i vari stakeholder, le varie persone coinvolte nei vari processi. E naturalmente il tutto è sotto il controllo di un sistema di access control, che è fondamentale in questi casi per stabilire le regole di visibilità e le regole di accesso. L'altro aspetto importante è che ognuna delle aree di soluzioni può essere suddivisa, anzi è suddivisa, in una serie di moduli funzionali più piccoli che noi chiamiamo use case, Archer use case. Perché è importante per due motivi. Il primo, banale, perché questi sono quelli soggetti a licensing, ma soprattutto, quindi c'è un concetto di progressività, no, nel processo di acquisizione, ma soprattutto perché dà progressività nel deployment, per cui non devo prendere tutte le funzionalità di una particolare area, ma questo permette di adattare il valore della soluzione a quella che è la capacità di assorbimento dell'organizzazione in un certo momento, quindi quello che è la maturità di un determinato processo. Qui come esempio vediamo i use case nell'area IT Security Risk, nell'insieme parliamo di 36 use case, incluso tutte le altre aree, e quindi qui si va dalla gestione delle policy IT, la gestione del rischio IT, gestione delle vulnerabilità, gestione degli incidenti, valutazione quantitativa, l'esposizione finanziaria al rischio cyber e così via. Per finire volevo solo dare una qualche veloce panoramica di come è stata poi implementata questa soluzione. Archer permette non solo quindi di modellare oggetti che già esistono di business, come rischi, processi, controlli, ma di crearne di nuovi, ed è quello che è stato fatto per questa soluzione, partendo quindi da quello che sono gli elementi che definiscono un modello di rischio, che sono poi elementi legati alle identità, come applicazioni, ruoli, identità stesse, gli account e così via. Questi sono stati poi collegati alle gerarchie di business, sia per trarre delle informazioni come la criticità dei processi, ma anche per definire le strutture di roll-up eventuali dei rischi. Poi è stato creato un cappello che ha collegato tutti i vari elementi, quindi all'interno della Risk Manager è possibile effettuare delle aggregazioni del rischio calcolato nei vari sistemi. I vari elementi, quindi i vari oggetti, identità, ruoli, application e quant'altro, possono essere quindi alimentati dalle informazioni che arrivano dal sistema di gestione dell'identità per elaborare quindi i rischi di identità specifici per ogni contesto, ruoli, identità, account, applicazioni, e quindi poi rinviare queste informazioni, questo è il famoso feedback di cui parlavamo prima, al sistema di gestione di identità. E la stessa cosa, questo addendum, si può fare anche a livello di device, nel senso che Archer può mappare quali sono i device nei quali girano le varie applicazioni, ma i device sono monitorati dal sistema di threat intelligence, che può monitorare anche l'informazione a livello di endpoint, quindi di client di accesso, per generare poi incident altre informazioni che possono essere sfruttate sia dal sistema GRC, ma anche dal sistema di gestione dell'identità, un po' quello che dicevamo prima. Questo è un esempio di dashboard realizzata, dove viene mostrato a livello alto l'aggregazione dei rischi di identità scomposti nei loro elementi. Qui è stato usato un modello molto semplice, ma grazie alla flessibilità di Archer si può in realtà definire qualunque modello integrandolo poi in eventuali altri modelli di rischio. Qui vediamo invece un esempio di uno specifico dettaglio a livello di iRisk Manager, dove sono individuati i rischi aggregati con dei semplici indicatori di soglia, e guardiamo gli elementi che ne fanno parte. In questo caso abbiamo account, applicazioni, identità e ruoli. Questi sono gli account. Se poi clicco in uno di quegli elementi, salto nell'account dove vedo il breakdown dei rischi da quel punto di vista. Questo è solo un velocissimo overview, ma per darvi l'idea un po' delle potenzialità di quello che la suite Archer permette, poi anche in termini di flessibilità, perché si adatta sostanzialmente a qualunque ambiente. Bene, io ho finito, passerei la mano al mio collega e mi interrompiamo, che riprenderà invece per la componente relativa alla gestione dell'identità, e poi ci vediamo alla fine per le conclusioni. Intanto grazie. Passo la parola a te, prego. Sì, un attimo, condivido il desktop nel frattempo. Ok, credo vediate. Sì, perfettamente. Perfetto. Ok, allora perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto, nuovamente sono Pasquale Russo,
e in RSA sono Senior System Engineering. Supporto il team in particolar modo nella tecnologia di sicurezza in ambito identity e access management. Diciamo che oggi, anche come da appassionato di sicurezza informatica, mi piacerebbe con voi approfondire le tematiche di sicurezza, appunto legate all'identity e access management, in particolar modo nella pubblica amministrazione, con cui mi capita spesso di interagire, ma anche in genere, insomma, l'identity nelle organizzazioni e come questi ambienti sono in stretta correlazione con il sistema GRC di Arcer che Luciano Veronese, il mio collega, ci ha presentato. Come RSA, innanzitutto aiutiamo le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni di tutte le dimensioni, lasciatemi dire, a mitigare il rischio legato all'identità e a mantenere però la compliance. Lo facciamo anche con la nostra suite di Secure ID, che garantisce agli utenti un accesso che deve essere appropriato, conveniente, user friendly, diciamo spesso, no? E che permette di validare e confermare che cosa? Che chi sta accedendo a una risorsa è autorizzato innanzitutto ed è effettivamente quella entità che l'utente sta dichiarando di essere durante l'accesso. Ecco che la suite abbraccia le due tematiche connesse alla gestione del rischio. Vedete sulla sinistra abbiamo il nostro sistema di identity, RSA Identity Governance e Lifecycle, mentre sulla destra trovate il nostro sistema di Strong Authentication, RSA Security. Ma mi chiedo come gestire il rischio in un sistema di identity. Per capirlo, guardiamoci innanzitutto attorno, cioè nel nostro, come dire, stesso ambiente lavorativo. Nella vita quotidiana di un dipendente, nella pubblica amministrazione per esempio, pensiamo al suo primo giorno, no? Al primo giorno di un utente, a quelli successivi, no? Ci sono delle attività di profilazione, di user creation, quindi di creazione dell'utente. Ovviamente quindi la creazione dell'utenza nel sistema HR, la richiesta di un badge per accedere, per la sua attivazione, l'accesso alla rete aziendale, l'associazione anche di un asset, no? Quindi un PC, un monitor, ma anche una location con un numero di telefono, pensate al vostro ufficio, l'indirizzo di spedizione magari per farvi recapitare dei pacchi o personali o di lavoro comunque. Così come anche la profilazione dell'utente all'interno di applicazioni in cui ovviamente l'utente accederà per la prima volta. Poi, come abbiamo visto, purtroppo la nostra vita quotidiana è stata anche scossa negli ultimi eventi, appunto gli eventi del Covid, che hanno completamente, lasciatemi dire, alterato i nostri rapporti, le nostre consuetudini. E la cosa più complicata, a mio avviso, è che il lockdown che c'è stato è avvenuto, come dire, in maniera abbastanza repentina, cioè a livello tecnologico, per le pubbliche amministrazioni, per le organizzazioni e per i dipendenti, no? Il lockdown è corrisposto a che cosa? A disattivazione dei badge perché magari volevamo evitare l'accesso del personale all'interno di aziende, di edifici. Nuove richieste anche di accesso in VPN, no? Ne abbiamo visti tantissimi, no? Di utenti che non avevano mai utilizzata, no? Quindi una miriade di ticket aperti, telefonate, mail, thread lunghissimi, no? E per l'urgenza, lasciatemi dire, abbiamo visto anche a clienti, organizzazioni che hanno associato delle policy spesso anche basilari per accelerare i tempi, viste anche le grandi richieste, no? Una richiesta anche di hardware per migliorare l'asset di casa, l'alimentatore che magari non lo utilizzavo perché lo avevo in ufficio, la docking station, un monitor, la gestione purtroppo anche delle malattie o dell'out of office, no? Quindi pensiamo per esempio a quanti task si sono fermati, no? Quante attività si sono fermate perché qualcuno purtroppo era in malattia o era assente e non c'è stato un automatismo che andasse per esempio a delegare queste attività a qualcun altro. Si è registrata anche una grande richiesta di autorizzazione per esempio ad accedere a servizi e applicazioni che prima ovviamente non ne avevo bisogno perché magari ci accedevo in maniera diversa perché era on-prem, non da casa. Fino anche aggiungere magari a modificare il mio indirizzo per la ricezione di oggetti che solitamente magari ricevo in ufficio e che invece mi servivano a casa adesso. Quindi mi chiedo, tornando alla normalità, spero prima possibile, chi dovrà gestire il rollback di questi permessi? Cioè chi riattiverà il mio badge? Chi rimuoverà i permessi che abbiamo messo out of policy, lasciatemi dire, urgenti? Chi riporterà il mio indirizzo originario a questo punto, per evitare che le cose che adesso mi arrivano a casa quando invece sono in ufficio, no?
e soprattutto quando, in che tempo. Ecco che se vedrete una frase adesso anche, no? Formarsi sulla destra: you can protect what you don't know you have got. Questa massima racchiude quello che uno dei maggiori problemi, no? Nell'ambito della sicurezza informatica, cioè come posso difendere la mia organizzazione, soprattutto quando non conosco più il mio, non vedo più il mio environment, non lo conosco. Ecco la necessità di procedere innanzitutto a fornirsi di un sistema valido di gestione dell'identità. È uno dei più importanti vantaggi, infatti, della gestione dell'identità e degli accessi, per i quali noi come RSA, in particolar modo con la soluzione di Identity Governance, l'importanza è la capacità di portare semplificazione, visibilità anche, che significa avere la piena consapevolezza di tutte le tipologie di identità che si devono gestire. Quindi parlo ovviamente di noi come dipendenti, di voi come dipendenti, ma anche i clienti, i partner esterni che vengono, no? E che a cui avete necessità di dare magari dei permessi temporanei, ai contractor, ma anche le applicazioni, i servizi, gli share di rete, no? Quindi durante l'adozione o il rinnovo anche di un sistema di identity, le domande da porsi come punto iniziale di un buon identity governance devono portare alla riflessione innanzitutto riguardo alla modellazione stessa della mia organizzazione, ai permessi, ai flussi approvativi, no? Quindi, quando viene per esempio assunto un nostro nuovo collega, no? Quali sono le procedure affinché si garantisca che già dal primo giorno quell'utente, quella persona abbia in effetti i mezzi appropriati per fare il proprio lavoro? Ecco che ci si fa spesso le domande, classica domanda è la visibilità, cioè si parla sempre di visibilità, quindi di governance. Quindi posso pormi anche delle domande, no? Cioè chi accede, piuttosto che ma quell'account è stato rimosso, piuttosto che siamo compliance con delle regolamenti interni o nazionali o europei, e quindi in genere, ma who can do what? Cioè, chi può fare che cosa? Ecco che è necessario un approccio metodico, scusate. E qual è l'approccio che RSA consiglia nell'ambito dell'identity governance? RSA consiglia di adottare consigliamo sempre di adottare un processo che ha inizio con la governance. Non è una cosa banale da dire. Cioè, innanzitutto bisogna stabilire la visibilità degli utenti e degli accessi. Quindi, man mano che si stabiliscono i processi, le policy, i ruoli, poi si affronta il problema del provisioning. Questo consente alle organizzazioni di porre una base solida all'identity, fino a giungere ad automatizzare poi gli accessi. Sulla destra vi ho rappresentato una sorta di identità sconosciuta, no? E dobbiamo capire cosa c'è sotto questa busta per capire anche meglio i nostri utenti. Ecco che nel primo scalino che dobbiamo andare ad affrontare nel nostro ambiente vi è proprio la visibilità, la certificazione, quindi, cioè i requisiti primari per un sistema di governance. Quindi è necessario andare a collezionare le informazioni che mi ritrovo attorno al mio ambiente. Un secondo scalino, invece, è quello di coinvolge l'ideazione e la progettazione delle policy. Per esempio, segregation of duty, una policy che mi dice se un utente sottomette una richiesta, l'utente non deve anche potersela approvare, no? Quindi non dobbiamo creare queste toxic condition, no? Piuttosto che abilitare dei criteri automatici che vadano a individuare appunto queste eventuali violazioni in automatico. Ancora, è essenziale poi dare un access request, quindi un portale di self-service dove i manager, gli utenti stessi, possono richiedere l'accesso per se stessi, ma anche per i propri dipendenti, no? E quindi a seconda della richiesta magari far partire dei processi di approvazione, di workflow. Ancora, il role mining, no? Cosa vuol dire? È necessario sedersi accanto a chi gestisce le applicazioni, ragionare insieme a loro e capire i ruoli che ci sono dietro, comprende per esempio automatizzare quindi questi ruoli, no? Ecco che il rischio dell'identità si riesce anche a mitigare grazie a queste sedute, lasciatemi dire, no? Grazie ad approfondite analisi anche di discovery che hanno come risultato appunto la formulazione di questi ruoli. E soltanto adesso, cioè una volta ottenuta questa maturità, solo in questo momento è finalmente possibile abilitare il provisioning degli utenti.
Spesso, infatti, lasciatemi dire, si pensa che questo sia il primo punto. Solitamente è la prima, infatti, attività che viene richiesta in un progetto di identity. Ma senza visibilità, senza aver percorso questi scalini, si rischierebbe di attivare degli automatismi che non sono controllati e che portano spesso anche a rischi di identità. Quindi, se vediamo, per esempio, in azione un processo di autorizzazione, no? Per esempio, un workflow autorizzativo, come li chiamiamo, un flusso organizzativo, no? Autorizzativo, che in condizioni standard, per esempio, prende la richiesta di un utente e che con un automatismo associa a un utente un permesso. In questo caso, come vedete, per esempio, la mia richiesta di approvazione, ecco, sta scendendo e la vedo valutata come profilo medio-basso e dunque è stata associata a un technical manager. Vedremo poi questo, come questo flusso può variare con la presenza importante del context, dell'user context, quindi del contesto utente, e degli input di rischio che vengono inviati dal sistema Archer anche, che ci ha descritto precedentemente Luciano. Quindi, se interagiamo poi nell'ambito della strong authentication, abbiamo bisogno anche di adottare un approccio basato sul rischio e sull'identity assurance, no? Quindi capire i livelli di alto, alto, medio o basso rischio. La nostra soluzione, per esempio, di SecureID adotta un'autenticazione forte, affidabile, considerata innanzitutto dal mercato attendibile da più di 25.000 clienti e attualmente stiamo proteggendo circa 60 milioni di utenti. Ma lasciatemi dire che la forza in genere di una soluzione di strong authentication qual è? Deve combinare, diciamo, la gestione dell'identità basata sul rischio. Deve avere una gamma di metodi di autenticazione, magari meglio se ottimizzati per dispositivi mobili. Anche la capacità di proteggere applicazioni che siano sul cloud, sul web, client web, applicazioni tradizionali e così via. Ma quindi noi come RSA come lo facciamo? Sulla sinistra, in alto a sinistra, vedete, è possibile innanzitutto utilizzare con la nostra suite una gamma di metodi di autenticazione come la push notification, vedete, mobile OTP, biometric, quindi impronte digitali, piuttosto che one time password, SMS, voice call, chiavette, fino anche alle funzionalità di proximity, quindi io mi avvicino al mio device e lo sblocco perché sono vicino. Ecco che per rendere l'esperienza utente sicura, diciamo, ma anche conveniente, è importante, una friendly user experience, l'autenticazione però l'autenticazione non deve essere una decisione presa una tantum, cioè il single sign-on non deve essere concesso universalmente, no? Tutti gli utenti, cioè non tutti gli utenti, non tutte le applicazioni o non tutti gli eventi sono uguali. Ecco che devo sempre andare a comprendere il contesto volta per volta. Ecco che mi serve un machine learning, un risk-based authentication, no? E questo, unito alle informazioni di indice di rischio che è ricevuto, per esempio, dal sistema Archer, Jersey, mi rende più chiaro il contesto utente, cioè chi è l'utente, qual è il suo ruolo, quanto è sensibile, per esempio, l'applicazione o la risorsa a cui stanno tentando di accedere in quel momento gli utenti. A questa richiesta, quindi, posso associare una low, medium o high risk, a cui associo poi specifici metodi di autenticazione che vedete in alto a sinistra, fino ad aggiungere al programma che noi chiamiamo il programma RSA Ready, di cui andiamo molto fieri, no? È un programma ideato per interagire con tecnologie a 360 gradi, quindi con dei vendor, con i quali abbiamo redatto certificazioni, integrazioni ufficiali con tanto di bollino. A questo possiamo quindi applicare che cosa? Delle policy granulari, guardate sulla sinistra, posso dire soltanto qualche utente può accedere, ma in maniera condizionale, cioè se io mi fido dell'utente, gli permetto di accedere, altrimenti voglio che sia utenti, oppure se non mi fido lo blocco direttamente. E questo posso farlo per esempio anche con delle policy in cui vado a guardare la location, quindi se conosco la location faccio entrare la persona, altrimenti non lo faccio entrare, oppure chiedo un'ulteriore autenticazione. Ecco la granularità e anche la gestione del rischio dell'identità. Posso anche andare a guardare invece che cosa? Entrare in merito nella granularità degli attributi utente, quindi posso applicare delle policy per dipartimento, quindi se appartengo a un dipartimento accedo senza magari con un nome del passo, altrimenti devo utilizzare degli strumenti più forti come una chain di autenticazioni, piuttosto che per location, piuttosto che per esempio per titolo, piuttosto che last login, quindi se magari da tanto tempo che non accedo a una risorsa,
non mi basta che tu mi dia solo nome utente e password, dammi magari anche una chiavetta FIDO, un token o un SMS, o tutti e due, o tutti e tre, piuttosto che in base al supervisor, piuttosto che per esempio l'utente ha già fatto un enrollment, sì, beh, allora magari lo stress un po' meno, ma altrimenti invece no, è importante capire se esattamente sia quella persona, fino appunto ad agganciare e inserire l'indice di rischio di cui appunto stiamo parlando. È importante anche dare, come vedevamo prima, un portale all'utente, un portale che noi diamo con la nostra soluzione, by default, un portale dove l'utente può ovviamente autenticarsi, ma soprattutto vedere le applicazioni a cui può accedere, accedere da un'applicazione all'altra, quindi gestire anche il single sign-on, ma non solo. Io posso in quel punto andare su una pagina protetta, vedete in basso, e posso registrare, per esempio, il mio device, la mia chiavetta FIDO, piuttosto che rimuoverla se, per esempio, ipotizzate, mi sto collegando da casa, non trovo più il device, lo voglio rimuovere, ne voglio uno nuovo, mi hanno rubato il device, non sono sicuro che il mio PIN sia ormai sicuro. Ecco che posso andare a rimuovere un device in completa autonomia da casa, ripeto, da remoto, col mio device, punto un QR code e faccio l'enrollment del device, quindi senza PD ticket, senza dar fastidio, tra virgolette, senza alle attività che stanno nel frattempo correndo dietro. Quindi a questo punto, ecco, una volta adottato un ecosistema integrato, quindi, e non più a silos, come anche Luciano ci diceva, si giunge alla capacità di poter gestire quindi qualunque tipo di context utente, lasciatemi dire, no? E rendere il sistema però proattivo in caso di minacce. Posso dunque far scaturire degli alert che andranno a modificare in completa autonomia i flussi. Ma come leggo a questo punto, mi chiedo, il rischio legato all'identità, no? Che a questo punto ho calcolato in effetti, no? Come lo leggo questo con le integrazioni, nei processi, nei task, no? Vi ricordate per esempio il workflow che abbiamo fatto vedere precedentemente? Beh, in questo caso l'indice di rischio calcolato e inviato al sistema Archer ha modificato il flusso iniziale, vedete? E dunque il processo di quel workflow approvativo iniziale è modificato. In questo caso avete visto come non vado più giù medium, low risk e così via, ma ho interpellato, ho abilitato l'high risk, quindi sono andato sull'application business owner, sul risk owner approval, che magari, come in questo caso, mi ha rifiutato la richiesta. Quindi immaginiamo, per esempio, ancora, che ci sia per esempio in corso un'attività con un indice di rischio medio-alto, per esempio un utente non riconosciuto, no? O che ha fatto magari scaturire degli alert. Ecco, abbiamo visto come sulla destra vediamo come il processo autorizzativo cambia in real time, no? Nel mondo identity. Ma attenzione, non dobbiamo generare dei silos. Anche l'accesso correlato all'utente deve variare. Ecco che adesso l'utente dovrà proprio confermare di essere proprio lui con ulteriori sistemi di autenticazione. Quindi posso chiedere anche una chain, no? di metodi di autenticazione, più di uno. Quindi posso andare in AND, non solo in OR, per intenderci. Quindi richiederò, per esempio, una push, una prova biometrica con un'impronta digitale, dovrò usare la mia chiavetta FIDO, inserire, per esempio, un OTP e così via. Ecco che, se un po' andiamo a riassumere quello che sta succedendo a un utente, ecco che io posso creare dei filtri per gestire ancora meglio l'identità, il rischio, ed è qui anche la granularità importante delle soluzioni. Devo gestire un'applicazione, bene, ho un branch di utenti, quindi ho un ramo di utenti, a questo utente posso applicare un primo filtro dove dico da questo gruppo faccio una ricerca specifica per soli alcuni utenti, bene, ma l'utente che sta entrando, che vuole entrare, come è configurato? Allora cosa faccio? Posso configurare una policy per lo user attribute, abbiamo visto prima, no? Quindi verifico il suo dipartimento, il titolo, la location o qualche altra cosa, bene. Vado avanti? Sì. Posso agganciare la confidence level dell'utente, quindi i suoi comportamenti, il browser, il device che sta utilizzando. Posso agganciare gli assurance level, vi ricordate, alto, medio o basso, e prendere delle decisioni in base a questi assurance level. Addirittura posso agganciare una serie di autenticatori, quindi posso anche addirittura sommarli e dire, beh, per l'assurance level 1 utilizzo l'SMS, per il 2 il fingerprint, quindi guardate la granularità.
e la potenzialità di questa tecnologia, fino a agganciare l'indice di rischio che mi porta a che cosa dire? Bene, l'utente può passare, lo faccio entrare finalmente oppure lo blocco. Ecco, è importante questa, questa serie di, come dire, di tecnologie, ma anche di modalità, di chain per andare a selezionare, a decidere un qualcosa che non deve essere statico, ma assolutamente dinamico. Ma vediamo adesso alcune problematiche concrete, cioè per esempio come il caso degli account orfani, no? Cioè, l'IT team crea, come nel vostro caso, in tutti gli ambienti, nuovi account ogni qualvolta che un dipendente viene assunto, per esempio in una pubblica amministrazione, in un'organizzazione. Quindi ognuno di noi stessi come utente ha degli accessi e dunque anche un account. Quindi io ho un account sulla posta elettronica, su Active Directory, sulla VPN. Senza un account sarei un utente esistente, presente nell'ambiente, ma non posso far nulla. Ecco, cosa succede però quando io mi sposto di azienda, quando cambio di dipartimento? Teoricamente lo stesso IT dovrebbe rimuovere il mio account, ma molto spesso avviene che per vari impedimenti, carichi di lavoro, gli account rimangono a lungo, anche dopo il processo di provisioning. E questi account persistono all'interno, quindi come account orfani. Ma qual è quindi questo pericolo? Cioè, essendo account ancora validi, possono ancora accedere a risorse appunto come le mail, applicazioni, attenzione anche a documenti proprietari, documenti personali, documenti interni, no? Delle pubbliche amministrazioni stesse. Quindi gli individui a conoscenza tra l'altro dei propri account orfani, attenzione, purtroppo potrebbero anche, come dire, maliziosamente utilizzare le proprie credenziali per accedere. E dico un'ultima cosa, spesso un account orfano viene anche appositamente creato per aggirare i sistemi. La nostra soluzione, per esempio, permette con una grande semplicità, in realtà, di individuare questi account orfani e permettendo a quel punto di poter anche prendere delle decisioni, delle remediation, a effettuare delle bonifiche che sono condotte, per esempio, dagli stessi business owner, dai manager. Se guardiamo questi numeri, sono appunto gli account cosiddetti privilegiati, cioè vuol dire quegli account con privilegi amministrativi, no? Ecco, il 70% delle organizzazioni fallisce nel solo individuare quali sono gli account privilegiati, il 40% non ha mai provato a individuarli, mentre il 55% fallisce o dimentica di rimuovere gli account una volta che gli utenti sono stati rimossi. Ecco che la risposta è da ricercare una soluzione che vada in automatico a individuare gli account orfani, perché li vadano a rimuovere, disabilitare o disassociare. Ancora, nel mondo identity è assolutamente necessario anche che la gestione delle identità venga fatta dal business per poi portarla all'IT, no? Questo perché le richieste giungono proprio al business, no? E quindi spesso con nomenclature, codici, complicazioni tecniche rendono questo compito un po' arduo. Ecco che come RSA riusciamo anche a facilitare questo compito permettendo di associare, mappare, diciamo, dei codici tecnici magari poco parlanti, con descrizioni di business un po' più chiare, no? Ecco, per esempio, in questo caso vedete come abbiamo un codice RFPAR, SFP PAR, poco parlante in realtà, che non è nient'altro che display del profilo. Quindi ecco che l'IT, il business può vedere in effetti una richiesta arrivare come display profile, mentre l'IT sa che in effetti corrisponde a RSFP PAR. Quindi ecco come i due linguaggi si riescono a far interagire contemporaneamente. Ancora, un altro use case importante è quello delle quarterly review, le review con escalation, cioè è possibile con la nostra soluzione andare a effettuare, a impostare delle review automatiche che ogni 15, 20 giorni, un mese, in 3 mesi, semestrali, annuali, vadano a verificare che in effetti i permessi associati agli utenti siano coerenti. E quindi ci sono dietro dei manager che possono andare a gestire queste review, verificarle, rimuovere o accedere dei permessi o dare dei permessi. E soprattutto è importante anche andare dei filtri, cioè se io ho centinaia e centinaia di permessi, la soluzione mi permette di andare a vedere innanzitutto le applicazioni critiche, no? Quindi quello che prima di tutto voglio andare a selezionare perché è più pericoloso, piuttosto che le violazioni. E così importante, posso anche agganciare delle escalation. Quindi dico, guarda, sono passati 10 giorni, non hai fatto ancora nulla,
ti mando giusto un'email per ricordarti di continuare le attività che stavi facendo, o magari una mail dove dico: guarda, abbiamo concluso le attività. Ulteriormente importante è la per esempio invece l'out of office, quindi posso con un semplice pulsante premere un sono fuori, sono in ferie, sono in malattie, automaticamente tutti i miei task vengono delegati al mio capo, al mio manager, a un mio collega, a qualcuno che ovviamente ho individuato precedentemente con dei flussi, e quindi automaticamente assegno a quella persona tutte le attività che stavo facendo. Quando ritornerò, ripremo quel pulsante, automaticamente tutte le attività ritorneranno a me. È importantissimo perché non abbiamo bloccato le attività amministrative. Per concludere, quindi, ecco come dunque in una continua evoluzione del nostro sistema tecnologico, dove dobbiamo confrontarci, scusate, con complessità, furti di identità, attribuzioni fraudolente anche di permessi, abbiamo visto, è essenziale sganciarci dalla visione a silos, no? Dei pillar come Identity, Access Management, GRC, CM, no? Ma invece dobbiamo abbracciare trasversalmente questi topic. Ecco che noi come RSA appunto aiutiamo a mitigare questi rischi legati all'identità con questo connubio di soluzioni legati al business. E quali sono i benefici? Beh, la visibilità degli asset, abbiamo visto, no? La governance, anche la governance, che però deve essere intesa appunto come interconnessione di entità, di permessi, di processi, anche l'aumento della sicurezza, no? La convenience, quindi per un'autenticazione che deve essere applicata e mirata con eventi assolutamente dinamici, non statici. Anche la compliance, no? Quindi essere in compliance con regolamenti, con normative, ma soprattutto l'automation, per permettervi di abilitare meccanismi automatizzati che facilitano il day by day e che permettono però di potervi focalizzare su quello che, su qualcosa di più importante, cioè ovvero le attività della pubblica amministrazione, le vostre attività. Con questo vi ringrazio e passo la parola a Luciano per le conclusioni. Sì, senza diciamo cambiare di schermo, va benissimo così. Quindi volevo solo riassumere un po' quello che abbiamo visto in questa... No, se puoi condividere lo schermo, scusami. Ancora? Allora, se lo ricondivido. Ah, sì. Tanto è una sintesi molto, molto veloce. Ok, sì. Quindi quello che abbiamo visto, un po' in sintesi, è che oggi siamo pervasi, no, dalle identità digitali, ed è importante ricordare che l'identità è ancora il principale vettore d'attacco sostanzialmente in ogni rischio cyber, come abbiamo visto anche recentemente con il solito evento Covid. C'è stato un aumento improvviso degli attacchi cyber, ne hanno approfittato, e questi, il vettore d'attacco principale è stato proprio dall'identità. Quindi è importante valutare i rischi legati appunto all'utilizzo, in questo caso fraudolenti, dell'identità, che sono una delle componenti fondamentali dei rischi operativi, che è la categoria più importante dei rischi in ogni organizzazione. Questi rischi sono organizzati da elevata volatilità, cioè cambiano molto rapidamente, visto il contesto in cui ci muoviamo, e soprattutto dobbiamo considerare questi sia fattori tecnologici, abbiamo visto, ma anche dei fattori di business, che sono molto importanti. E quindi, mettendo assieme tutte queste cose, abbiamo visto che la velocità è un elemento chiave da considerare, e se vogliamo indirizzare, no, questa aspettativa, sostanzialmente gli ingredienti principali sono rappresentati dalla automazione e dall'integrazione fra i sistemi, e questo alla fine è quello, come abbiamo fatto vedere, è un po' reso possibile dagli strumenti che RSA offre, e nel caso specifico dalla suite Secure ID e la suite Archer per quanto riguarda la componente di GRC. Ecco, questo in sintesi un po' il messaggio che volevamo condividere con voi in questa sessione. Grazie mille Luciano, grazie Pasquale. Allora io grazie a voi. Questi 5 minuti che mancano vi pongo una domanda, devo dire piuttosto interessante, che è arrivata, che mi chiedono: voi come RSA come valutate il risk appetite, ditemi se lo dico sbagliato, ossia la propensione al rischio di una determinata organizzazione rispetto ad un'altra? Allora, in realtà RSA è un'azienda di tecnologia, non siamo un'azienda di consulenza, quindi non normalmente quando facciamo progetti di GRC
Ovviamente il nostro compito è quello di supportare le aziende attraverso la tecnologia. Normalmente questi progetti si dividono in componenti di consulenza e componenti di tecnologia, e per cui questo aspetto, no, del risk appetite in realtà è dettato sostanzialmente dalla componente consulenziale. Noi ovviamente diamo un po' un contributo con la tecnologia per implementare quello che è il come l'azienda decide di definire e implementare il risk tolerance, e questo può essere fatto in vari modi. Ripeto, gli strumenti che poi nello specifico la suite Arch mette a disposizione sono un motore di calcolo, quindi partendo dagli elementi di base, anche elementi distribuiti fra più oggetti li possiamo aggregare, dare una vista aggregata e poi gestire tutta la parte di presentazione, di reportistica, di alerting e così via. Quindi quello è un po' il nostro compito, supportare attraverso la tecnologia determinati ambiti. E poi diciamo che c'è stato molto interesse rispetto, mentre parlava Pasquale, sullo smart working, diciamo telelavoro come lo vogliamo chiamare, perché c'era molta curiosità su come potevate aiutare ovviamente le persone anche da casa a evitare questi rischi, ma mi sembra che tu l'hai spiegato perfettamente nelle tue slide. Sì, diciamo, sì, in effetti soprattutto durante il periodo Covid, post-Covid, siamo stati veramente veramente tanto tanto contattati dai nostri clienti nuovi, ma anche quelli insomma correnti, per implementare e aiutarli in quelle situazioni che non si aspettava, nessuno si aspettava ovviamente, quindi andare a interagire con le stesse applicazioni, ma non più dall'ufficio, quindi con le soliti task che facevo, ma direttamente da casa. Quindi cambiava tutto, cambiava la rete, cambiavano le policy, cambiavano gli strumenti che utilizzavo per accedere. Quindi ecco, è importante, siamo riusciti noi da remoto e anche loro da remoto ad abilitare, l'abilitazione di questi accessi. In realtà l'hanno fatto loro in automatismo con i nostri, le soluzioni che ci permette appunto di fare il proprio enrollment della propria utenza. Perfetto, diciamo che vi ho riassunto un attimo gli due input principali che sono arrivati. Allora, dico ai partecipanti che se anche Luciano e Pasquale sono d'accordo, la presentazione in PDF sarà disponibile sul sito di FPA, in modo che loro possano scaricarsela, certo, e insomma riguardarla. E pubblicheremo anche il video dell'intero webinar sempre sul sito di FPA, così potete sia riguardare la presentazione che poi risentire anche le spiegazioni. E vi mandiamo sempre sul sito di FPA i contatti di Luciano e Pasquale nel caso voi abbiate bisogno di fare ulteriori domande o vogliate altre chiarificazioni rispetto a questi argomenti. Non so se Luciano e Pasquale hanno qualcos'altro da dire, se no possiamo salutare. Ringraziamo tutti i partecipanti, vediamo tanti, quindi sì, ringraziamo tutti dell'attenzione. Ok, grazie a voi. Okay.